Ciao ragazze, bentornato con un nuovo video. Questo è un video in collaborazione con Sabrina, a cui mando un bacione, ciao. E parleremo dei no nostri prodotti finiti, se li ricompreremo o meno. E vi lascio il link al suo canale qua sotto, e anche del video che troverete anche come video risposta. E iniziamo subito con i prodotti perché sono un pochino. Anche se alcuni li ho buttati, ma ve ne parlerò comunque, vi metterò una foto. Allora, primi due prodotti finiti sono questi due. Vabbè, sono due deodoranti che io adoro, soprattutto questo Nivea, perché è delicato sulla pelle, senza alcol e soprattutto dopo la depilazione non brucia, appunto, perché non ha l'alcol. Costano sui 3,50 € e io lo ricompro sempre. Hanno un ottimo odore e non lasciano macchie sui vestiti. Poi, altro prodotto finito sono queste qua, sono delle salviettine struccanti. Io di solito non uso le salviettine struccanti, ma le ho dovute utilizzare in vacanza non avendo portato lo struccante, giusto perché erano sottili e non mi ci sono trovata per niente bene perché comunque come dire scartavetrano la faccia sì, sono molto aggressive, bruciano gli occhi e non riescono a togliere il mascara, neanche quello non resistente all'acqua. Comunque non mi sono piaciute e per fortuna che non le ho acquistate direttamente perché le avevo trovate insieme a delle salviettine igienizzanti in omaggio. Poi, prendendo la busta grande, quella di Lush, perché devo portare le cose per i barattolini per ottenere la maschera per il viso. Allora, innanzitutto, un po' di tempo fa ho finito questo, che è lo shampoo, che è il balsamo, Bilba, con olio di mandorla, per capelli corposi e mai più secchi, senza siliconi e senza parabeni. È un balsamo che mi è piaciuto molto, ha idratato i miei capelli e in effetti ho visto un miglioramento utilizzandolo naturalmente insieme allo shampoo che ancora non è finito. Ha un odore buonissimo, non dura tantissimo l'odore sui capelli, dura al massimo un giorno, però comunque io avendo dei capelli molto secchi, trattati e soprattutto crespi, questo diciamo che mi ha aiutato a migliorarli. Non so se lo ricomprerò dopo aver finito i prodotti per i capelli di Lush, però comunque è un ottimo prodotto. E l'ho ricomprato due o tre volte in passato, però prendendo diverse fragranze. Poi peschiamo. Allora, e abbiamo pescato due maschere per il viso. Una è Settimo Cielo e l'altra è La Vena Poetica. Allora, maschere buonissime, fresche da tenere in frigo, lo sapete già, io amo Lush. L'odore di Settimo Cielo è un odore molto forte, fortissimo, perché infatti vabbè, ci sono diverse erbe e miele, ed è una maschera rigenerante. E ho visto il miglioramento della mia pelle e quindi cercherò. Sinceramente, non so quale maschera prendere perché ne ho provate tre o quattro, per cui non so quale andrò a prendere gratis. Poi di certo non comprerò la Vena Poetica che aveva acquistato mia madre, quando è venuta a Roma, mia madre ha una pelle secca
Mia madre non è una di quelle persone che si mette lì e fa le maschere, quindi ha deciso di darla a me, anche se io ho una pelle mista. Questa è una maschera per appunto una pelle secca, sensibile o bisognosa di coccole. Appunto è presente l'avena, è una crema molto profumata, sa di biscotto, di cereali. E appunto che quando l'applicate sul viso sembra che avete applicato del vomito, perché ci sono tutti i granellini dell'avena. Questa maschera non fa per la mia pelle, però comunque. Non vi so dire se è una buona maschera o meno, perché io sì l'ho utilizzata, ma una volta, per cui non ho visto nessun cambiamento, una volta non fa niente alla fine. Non la ricomprerò appunto perché non è adatta alla mia pelle. Altro prodotto finito è questa qua. È una crema per il viso, appunto è una crema per una pelle normale o mista, ed è Imperialis, che è la prima crema che ho acquistato di Lush e devo dire che mi ci sono trovata veramente bene. Un odore buonissimo, io l'ho finita a dicembre e ancora la scatolina profuma, e l'ho lavata, È una maschera buonissima, è una crema buonissima e penso di ricomprarla appena ho finito quella di Bottega Verde per le pelli miste. Anche se quella crema mi piace molto. Poi, peschiamo. Vabbè, questo qua è un barattolo di una mia amica che è Capelli d'Angelo, che l'ha finito e me l'ha dato per andare a prendere la maschera. È una maschera per i capelli. Praticamente serve per nutrire i capelli che spirano al paradiso, però puzza. Perché ci sono le uova. L'unica cosa è appunto la puzza che si sente ancora nel barattolo e lei mi ha semplicemente detto che questo le è piaciuto ma non lo ricomprerà appunto per la puzza. Quindi, poi ho finito due barattolini di Maisenza, che è il famosissimo detergente per il viso di Lush, quello che profuma di biscotto. Io ne ho comprati due perché mi era veramente piaciuto. Ho scoperto poi che l'hanno tolto dalla produzione ed è stata una cosa tremenda, perché io amo questo prodotto, è delicato sulla pelle. Appunto, ha una leggera azione esfoliante, sulla pelle lascia una sensazione molto gradevole, una pelle molto liscia e soprattutto profumata. E non è un profumo che dà fastidio, anzi, è un profumo molto delicato. Vabbè, non lo posso ricomprare perché appunto l'hanno tolto dalla produzione. Ultimo prodotto finito. Un'altra maschera per il viso, che è Sottobosco. Questa maschera, è una maschera appunto ai frutti di bosco con argilla, profumatissima, una cosa che mi viene voglia di mangiarmi la faccia da sola, perché sa proprio di frutti di bosco, un odore stupendo. Questa serve proprio per purificare la pelle, va applicata dopo aver fatto la doccia o comunque dopo aver fatto dilatare bene i pori, perché va proprio a togliere i punti neri, a migliorare la pelle, perché in effetti dopo averla utilizzata 5 volte, perché sono riuscita a utilizzarla 5 volte, ha un effetto sulla pelle che è qualcosa di fenomenale. Io normalmente mi escono tutti i punti neri qua sopra con questa maschera senza andare a strizzarli, se ne sono andati, certo, facendo
facendo tutta un'altra serie di cose per migliorare la pelle, però comunque utilizzando anche questa la nostra pelle può migliorare. Non so sinceramente quale maschera acquistare, però comunque sono tutti ottimi prodotti. Allora, poi, parlando dei prodotti di cui ho buttato la scatolina, vi parlo dell'acqua micellare di Collistar, che mi era stata regalata da mia suocera, per quest'estate insieme al mascara. E devo dire che mi è piaciuta moltissimo come struccante perché è molto delicato, va bene per viso, occhi e labbra, non brucia gli occhi. E, certo, io avevo la versione, la mini taglia, ho visto i costi della versione full size, quella da 400 ml, 25 euro, se no quella più piccola 20 euro, e appena finirò lo struccante di Lush, mi sa che andrò a comprare quella perché veramente io mi ci sono trovata benissimo. E so che ogni tanto fanno anche la combo con il tonico, quindi alla fine conviene anche prenderlo. Un altro prodotto che ho finito è come si chiama? È il correttore stick di Kiko. Ho qui, in questo momento apparirà una foto o alla fine del video perché ho qualche problema a inserire le foto durante il video. Non mi è piaciuto per niente perché è in stick, quindi può sembrare anche molto utile perché uno lo va ad applicare giusto qua sotto e poi è facile da stendere, certo, si riscalda col calore delle dita, quindi è anche facile. L'unico problema è che non copre e soprattutto va nelle pieghette. E poi alla fine, quando stavo per finire, si è pure rotto, proprio si è staccato il correttore. Quindi sono stata sfigata io, certo, però comunque non lo ricomprerei mai, soprattutto dopo aver provato il full coverage concealer, sempre di Kiko, non spenderei altri soldi per un correttore che non mi è piaciuto. E niente, penso che siano finiti i prodotti. Sì, sono finiti. Di certo, cioè, la maggior parte sono prodotti Lush perché li ho accumulati da dicembre. Però comunque mi sono data da fare. E sto mettendo in atto il programma Finiamo i prodotti, prima di acquistarne altri. Non ci credo neanche io. E niente, vi lascio comunque il video di Sabrina qua sotto e vi mando un bacione e magari ditemi cosa ne pensate dei prodotti che avete visto, cosa avete finito voi, cosa mi consigliate. Così, giusto per fare due chiacchiere. Va bene, bacione, ciao ciao.